Grazie. Cattivo cazzo del diavolo, ti sentiamo educazione stradale. Chi sei? Cosa stiamo per fare? Allora, io mi chiamo Nannetti Renzi, sono il vicepresidente del motoclub Castel del Piano. Stiamo per fare una lezione di guida sicura e di teoria. Vi insegneremo cosa sono i segnali, come ci si comporta sulla strada e il comportamento educativo che si ha transitando anche come pedoni sulle strade, sui marciapiedi, come si traversa un incrocio, tutto quello che comporta la sicurezza. Parleremo dell'educazione stradale. L'educazione stradale imparerete cosa sono segnali, le imparerete con la polizia stradale, con i carabinieri, con l'ACI di Arcidosso e con Silvia Giannetti, che è una campionista della Dakar, che è arrivata terza nel campionato mondiale quest'anno, e quindi credo che imparerete tante belle cose per la sicurezza stradale. Chi è lei e perché è qua? Ciao, e grazie di questa bella intervista. Io sono Silvia Giannetti di Grosseto, sono una maremmana doc, corro in moto da 7 anni, faccio il campionato del mondo rally e ho fatto 2 Dakar in Argentina e Cile, sai che si svolge in Sud America adesso la Dakar, non più in Africa. E lo scorso anno mi sono classificata seconda della categoria femminile, quest'anno terza della categoria femminile. Sono qua perché anch'io sono un'istruttrice di guida sicura e quindi sarò qua innanzitutto a raccontarvi la mia esperienza, però è anche a parlare di sicurezza sia in auto che in auto. E poi, come se non bastasse, sono la prima e l'unica donna italiana ad aver partecipato ad una Dakar con la moto. Vi ringrazio tutti di essere qui stamattina come gli altri anni, ringrazio le insegnanti di tutte le scuole che partecipano a questo progetto. Sapete quanto il motoclub Castel del Piano si impegna sia per quanto riguarda lo sport e la sicurezza di tutti voi. Cerchiamo in qualche modo, già da questa età, dalle elementari alle medie, mettervi, chiacchierare, parlare un attimino di sicurezza stradale. La moto che noi rappresentiamo in questo senso è che a me, vicino a me, c'è una campionessa mondiale che è Silvia Giannetti, poi vi racconterà la sua esperienza, vi racconterà un attimino che come ci si può comportare con la moto. La moto è un mezzo meraviglioso che accomuna, che fa amicizia, che però qualche volta in qualche modo tende a portare a un comportamento poco consono. Io, come vi ho detto prima, sono il responsabile, voi vedete qui, dell'automobile club del Grosseto. Sono chiamate persone, coloro che organizzano e cercano di incontrarvi per cercare di portare informazioni sulla sicurezza stradale. Chi è di voi che purtroppo ha visto o è rimasto coinvolto in un incidente stradale? Chi è che l'ha visto poco fa, pochi giorni fa? Io. Sì. Io. Ma come col cellulare, no? Se fuma in macchina c'è una mano impegnata, giusto? E poi il fumo, troppo fumo comunque, rende nervosi alla ruota, no? Rende troppo attivati, no? Allora si rende più irritabile, no? Meno concentrato anche quello. Va bene? Bravi. Allora io adesso passo la parola alla dottoressa che vi farà questo gioco e se vuole anche dirvi delle altre cose poi vi dico. Allora, prima di passare al gioco, perché prima avevamo solo le scuole elementari, ora invece abbiamo anche una terza media, quindi voi siete già pronti, mentre voi non vi date, voi potete già avere il motorino, senza che succeda niente. Cominciamo. In questa diapositiva, chi è che sta facendo la cosa giusta dal punto di vista della... Perché non devi chiamarlo per scherzo, perché è cresciuto una sorpresa. Serve per aiutare le persone che stanno male. Se uno sta male, lo andiamo a aiutare. Ma non si fa per scherzo. Anche la polizia, la stessa cosa. Tutti questi numeri, polizia, carabinieri, quindi 113, 112, 118 dell'ambulanza, 115 dei vigili del fuoco, non vanno mai chiamati per scherzo. Se c'è bisogno, non vi preoccupate, chiamate. Ma se non c'è bisogno, non chiamate. Non è... Non importa. No,
la mia mamma sta male, chiamo. Poi magari non è niente, meglio per tutti, siamo più contenti tutti se non ha niente di grave. Per cui si verificano gli incidenti stradali, sapete quali sono? Quelle maggiori, le più probabili. Quali potrebbero essere? Incidenti. Perché non si distrae? Telefono? Telefono, cioè la distrazione. Distrarsi alla guida, usare il cellulare, usare ma non solo il cellulare, per esempio sintonizzare una stazione radio, no, parlare, no. Però per esempio anche se casca un oggetto nella macchina, già impiegarsi per prendere l'oggetto ci può portare con l'altra mano a sterzare lo sterzo e rischiare di andare fuori strada. Ma non si trova. Come? La droga e l'alcol sono un'altra delle cause maggiori, cioè alcol e droga sono da evitare sempre, se poi li usiamo e ci mettiamo alla guida aumenta moltissimo il fattore di rischio di provocare incidenti. La terza causa quale potrebbe essere? I medicinali che si possono assimilare alle droghe, se sono medicinali che influiscono la nostra capacità di guidare. No, perché io la faccio, ora vi faccio vedere quanto scatta prima. Io la faccio prima che il veicolo arrivi. Intanto bicarca veramente la velocità, se supera la velocità scatta una foto che rimane impressa nel computer farmale che c'è qua, poi ve lo faccio vedere.